preparando di buono? Allora, oggi c'è Todari e pesce locale di Isola delle Femmine pescato stamattina. Fanno parte della tradizione culinaria del paese? Sì, queste fanno parte della tradizione isolana. Ed è stato bello fare questo gemellaggio con Torretta, perché noi vogliamo che le tradizioni, anche tradizioni culinarie, non si vengano perdute, sia per quanto riguarda i maccarroni, sia anche per quanto riguarda il pesce locale di Isola delle Femmine. Splendida manifestazione che abbiamo organizzato con il comune di Isola delle Femmine, con la Proloco di Isola, il comune di Isola delle Femmine, e per spingere, per patrocinare due prodotti, un prodotto tipico nostro locale che sono i maccheroni, che erano il cibo domenicale dei contadini, maccheroni col sugo, e una tipicità locale di Isola delle Femmine, che è il pesce di paranza, cioè il pesce che i pescatori scartavano che poi utilizzavano per sostentare la propria famiglia. Abbiamo iniziato i festeggiamenti di San Calogero, che dureranno una settimana e che si concluderanno domenica con la processione. Durante questa settimana diverse sono state le iniziative, tra cui quella di oggi, ecco, l'iniziativa Mari e Monti, dove abbiamo unito il prodotto nostro, che sono i maccheroni praticamente, con il prodotto di Isola delle Femmine, che è il pesce. Quindi in questa organizzazione Mari e Monti abbiamo offerto alla cittadinanza pesce e maccheroni. Ho cercato di intraprendere tradizioni locali, culturali, e di portarle ai giovani d'oggi, perché molte tradizioni si stavano perdendo col tempo, e in collaborazione con l'amministrazione comunale, con tutte le attività locali, abbiamo cercato di rendere queste festività a San Calogero in maniera molto più piacevole per tutti.